Ciao, salve a tutti. Questi sono melari a 10 favi e sono tutti opercolati. Andrò a ritirarli domani, un giorno o due di sole in più per una maggiore deumidificazione. Poi effettuerò una successiva campionatura, un prelievo e campionatura, ma come vedete sono tutti opercolati. Tutti opercolati. Questi sono quelli delle nuove colonie da 9. Vediamo, ora è un po' che non li controllo. Ne avevano quasi completati. Mi manca un qualcosina dalla parte mia. Di qua sono tutti opercolati, mi manca un qualcosina dalla parte di qua, ma poi ci siamo quasi. Poi rivedrò le percentuali di umidità. Loro li hanno costruiti dal cereo, questi qua. Costruiti dal cereo. Mi manca qualcosina. A qualcuno gli manca qualcosa. Ma poi per la maggiore sono tutti opercolati. Da rivedere le percentuali. Ma in opercolo siamo sotto il 17, a 16 e mezzo. Gli manca qualcosa, ad alcuni gli manca un qualcosa da aspettare con le nuove colonie. Sono di questa stagione, 2023. Poverini, tutto sommato, con quella stagione che è stata. Vediamo anche loro, stessa cosa, colonia nuova. Loro però lo hanno ricevuto già un po' avanzato. Sì, ma ci siamo anche con loro e hanno iniziato a percolarlo in maniera molto importante. Rivedere, perché questo è un miele vecchio, melari vecchi. Portano la fioritura quella del ciliegio, quindi probabilmente anche hanno deumidificato di più. Vedremo poi. Qua invece loro lo avevano a invito, avevano metà cera per tutto melario, quindi
hanno costruito tutto radicalmente da sole. E sono un bel punto. Bene, vediamo qualche favo. Stanno importando e in parte hanno cominciato, mi sa, sì, hanno cominciato a opercolare anche loro. Questi sono proprio quelli che hanno costruito, che bellissimi, hanno costruiti da sole. Oh, scusate. Bellissimi sono questi favi, insomma, vedete, hanno le celle più grandi.